Diciamo, in questa conferenza stampa è stato narrato tutto di questa storia, siamo l'allontanamento dalla mamma, la sottrazione del minore, la radicalizzazione, l'inserimento tra le fila dell'ISIS, una scelta di vita nuova con un altro compagno, un altro bambino. E però diciamo, noi partiamo dalla storia invece di Alvin, del bambino, tutto questo noi non lo conoscevamo. I primi di settembre riceviamo la lettera di un papà, una lettera anche scritta in un italiano approssimativo, che era partita da Beirut, aveva attraversato lo spazio, è arrivata in Italia, ha fatto vari giri, arriva sulla scrivania dello SCIP, della seconda divisione Interpol, in cui questo papà dice: aiutatemi. Aiutatemi perché ho scoperto che mio figlio è vivo. Lui l'aveva pensato morto per tanti anni, dal momento della sottrazione. All'inizio c'erano state notizie, ma c'erano stati poi anche dei lunghi periodi di vuoto. E in questi anni il papà e le sorelle pensavano che Alvin fosse morto, comunque non avevano più notizie di lui. E invece Alvin si fa vivo attraverso una operatrice della Croce Rossa che opera all'interno del campo di Alol. E gli dice: papà, sono Alvin, vienimi a prendere, voglio tornare a casa. Lui con i suoi strumenti, con le sue possibilità, si rivolge alle istituzioni, alle autorità, scrive all'ambasciata italiana a Beirut, perché la considera la più vicina al luogo dove si trova il figlio. E questa letterina arriva da noi, arriva in Italia. E da questa letterina è stata costruita una storia che ha alle spalle la vicenda della mamma, ma che ha riguardato, per la nostra parte, Alvin. È una storia che è stata fatta di impegno di tutta una divisione, che è la seconda divisione dell'Interpol, perché noi avevamo un aggiornamento tutte le mattine, ci sono stati vari backstage di questa storia, un contatto diretto col papà che è stato necessario perché le attività svolte straordinariamente in maniera veloce dalla polizia scientifica necessitavano di una fotografia in originale, quindi a Milano sono state raccolte presso l'ufficio del ROS, con cui si è lavorato in grandissima sinergia, delle informazioni, compresa una fotografia. In quell'occasione io ho incontrato il papà, e che poi da quel giorno in poi tutte le mattine apriva le mie giornate scrivendomi grazie, grazie, complimenti, che era anche un modo per, diciamo, richiedere un interessamento forte. Io ovviamente condividevo queste sue pressioni con tutti i miei collaboratori, con la collega Maurizia Quattrone, che da poco era venuta a lavorare con noi, che si è seguito assolutamente in primissima persona affiancandomi questa vicenda, ma con tutti quanti gli altri. Era stata fatta una chat che si chiama Alvin, e in questa chat riversavamo tutti gli aggiornamenti. Che sono partiti intanto che vi fosse la certezza che era lui che aveva scritto la Croce Rossa, abbiamo parlato con l'operatrice, questa Federica, che ci ha dato le prime notizie, eccetera. E poi il grande regista che è stato citato prima, Vittorio Rizzi, il nostro capo, il prefetto, il direttore centrale Polizia Criminale, che ha intravisto in questa storia una lettura che era quella risolutiva di tutte le complicazioni che potevano nascere da qualunque angolazione veniva vista, cioè il carattere umanitario. Bisognava riportare Alvin a casa e non c'erano protagonismi, non c'erano corse in avanti, c'era la necessità di aprire un corridoio. Il presidente Rocca, l'autorità giudiziaria, i carabinieri e tutti, si è partiti per Beirut con un'intesa di operare in team e squadra. Due ufficiali dell'arma, la collega Quattrone e un assistente dello staff del prefetto, un team che tre donne e due uomini, ma abbiamo funzionato alla grande. Devo dire che siamo stati supportati in maniera straordinaria anche dall'ambasciata italiana a Beirut, che ci ha dato la logistica, ci hanno ospitato, e poi siamo stati affiancati dai colleghi albanesi che avevano il nostro stesso sentire. Fare di tutto perché si realizzasse questo recupero, anche perché nel frattempo il papà Alvin lo aveva incontrato, c'è stata una, lo sapete tutti perché è una notizia mediaticamente nota, c'è quello suo viaggio attraverso un altro percorso, quello di Erbil, sino ad arrivare al campo di Alol. Nessuno l'aveva visto, ma noi sapevamo che Alvin in quell'occasione era convinto che sarebbe uscito, avrebbe seguito il papà, e questa cosa non era avvenuta, e Afrin Berisha aveva preso un impegno col figlio: tornerò.
era quello che scriveva tutti i giorni: se non andate voi ci ritorno io. Era disposto a trasferirsi nei pressi, a rimanere comunque vicino al figlio fuori dal campo, perché quello è un campo orfani. Malvin non era orfano, aveva un papà, aveva due sorelle e una famiglia che lo aspettava. E noi con la missione a Beirut, con le, insomma, l'ha raccontato il presidente Rocca, una città l'abbiamo trovata in un momento sfortunato, le piazze piene di gente per proteste, checkpoint ovunque, difficoltà a camminare, venivamo chiamati che bisognava rientrare immediatamente in albergo perché c'erano situazioni di conflitto fra le parti, e anche poi tutta la trattativa seguita in uffici temporanei che ci siamo dati nella città, con appuntamenti più disparati per raggiungerci e fare punto della situazione. E alla fine poi la bella notizia che Alvin usciva dal campo di Alol, aveva raggiunto Damasco, e ieri mattina l'incontro alla frontiera siro-libanese, al valico di Masna, col ministro dell'interno albanese e la sua delegazione, e con noi che lo aspettavamo e l'abbiamo portato all'ambasciata italiana. Un momento di serenità, perché Alvin è un bambino sorridente, con tutto quello che ha passato rimane, il suo biglietto da visita è quello. Non parla più l'italiano, parla la lingua araba, sa qualcosa in albanese, ma immagino che questo lo recupererà perché torna a vivere con la sua famiglia in provincia di Lecco, un'intera comunità che lo aspetta, avrà bisogno di essere molto supportato. Noi ieri gli abbiamo assicurato, abbiamo avuto la certezza che lui si fidava, perché non ha mai opposto nessuna resistenza a qualunque mano gli si allungasse per portarlo da qualche parte, per condurlo in una stanza. Siamo arrivati in albergo perché abbiamo dovuto aspettare l'aereo questa notte, e lui stesso ha detto in camera, facendosi capire molto chiaramente. Quindi è stato in camera, seduto su, ha voluto giocare sul letto, giocato tutto il pomeriggio, ha mangiato patatine e pollo, e questa notte sembrava un ginnasta, perché un letto per lui non basta neanche a due piazze, però è stato comunque, ha avuto delle ore serene. Da adesso inizia la sua nuova vita, che non sarà forse semplicissima, ma che chi ha la competenza giusta lo aiuterà ad affrontare. Noi possiamo dire una cosa, che oggi abbiamo mantenuto la promessa che Afrim aveva fatto suo figlio Alvin, riportarlo a casa.